Dal 3 di maggio mette le radici su Rossini TV il nuovo programma Pollicioni Neri, un geniale tutorial dedicato al giardinaggio con consigli utili per curare le piante in casa. Un'idea nata da Andrea Stella, giardiniere di mestiere, che dal lockdown del 2020 ha deciso di sbarcare su YouTube e ogni martedì e ogni giovedì alle ore 13:45, 20:15 anche sul canale 80. Quando eravamo chiusi in casa e i clienti mi chiamavano per chiedermi consigli su come dovevano, quello che dovevano fare nel giardino, come accendere l'acqua, come seminare un prato, che concime dare, che seme usare, come potare una siepe. Ma hanno chiesto tante piccole cose che, essendo chiusi in casa, non potendo fare niente, mi è venuta un po' questa idea, un po' vedendo anche su internet che era già iniziato anche questa mania, diciamo, di fare i tutorial, quelle cose lì per qualsiasi lavoro, per qualsiasi cosa da fare. Ho preso la palla al balzo e ho conosciuto i ragazzi che poi mi seguono. Puoi vedere come prenderti cura di un prato, come prenderti cura di una determinata pianta, che concime usare, quando potare determinate piante. Ci abbiamo fatto anche il calendario annuale, dove mese per mese spieghiamo le lavorazioni sugli agrumi, gli alberi da frutto, sulle piante in vaso, sul prato stesso, però mese per mese, che concimi usare, che lavorazioni farci sopra, quanta acqua dare. Abbiamo cercato di dare un po' le nozioni principali per cui uno, anche meno esperto, possa prendersi cura comunque della sua pianta o del suo giardino. Un secondo lavoro che è continuato anche quando il lockdown è finito. Ci sono tante cose che ti mettono alla prova, che ti fanno anche crescere. Io la prendo un po' più come sfida, che come mi sfida a crescere, a diventare una persona diversa, a migliorarmi. Poi lo faccio anche in previsione di un futuro, perché comunque il mio lavoro è un lavoro pesante. Adesso ho 35 anni, quando ne avrò 45-50 sarò in grado ancora di tenere questi ritmi, fare questo lavoro. Mi piacerebbe magari traslarlo in un'altra cosa, che piano piano, anche con questi tutorial, queste cose, magari può nascere un lavoro diverso, qualcos'altro.